C'è una parola che quasi non si usa più, le beghine, la beghina, era la parola un po' dispregiativa che veniva utilizzata dai laiconi, ma anche dai ragazzi, semplicemente, diciamo, dalle persone normali, in presenza di una persona, in genere di una signora, di una vecchina, che era molto pia, forse troppo pia, quelle antiche donne, forse magari una nonna così ce l'abbiamo avuta un po' tutti, che appena sentivano una parola cattiva o vedevano, dicevo, oddio, così offendiamo nostro Signore, le beghine, quelle che reagivano con una, diciamo, religiosità comprensibile, però forse eccessiva. Adesso non ci sono più quelle beghine lì, ma ci sono le beghine woke, le beghine politicamente corrette. Quelli che facevano tanti progressisti, gli uomini e le donne di mondo, cioè, sono diventati come le beghine. Appena dici una parola che non gli va bene, non si può dire, non si può fare. È questa l'indignazione permanente, questo stato di ipersensibilità, questa disposizione a offendersi per tutto, a vedere tutto quello che a loro non piace come una specie di offesa alla loro umanità e sensibilità, fa semplicemente ridere. Esempio, allora. A Torino è in corso, diciamo chiaramente, una cafonata, va bene, facciamoci una risata, è stato chiamato Slap Contest, cioè sfida degli schiaffi, c'è una gara sia maschile sia femminile, diciamo chiaramente due cafonate, gli uomini si sfidano a schiaffi sul viso e chi vince vince, chi perde perde, poi c'è anche una versione femminile in cui due signore o due signorine si devono sculacciare e, come dire, si vince per cedimento altrui. È evidentemente una cafonata trash sul lato maschile, trash più vagamente erotica sul lato femminile. È evidente che ci sono cose più eleganti e più qualificanti al mondo. Ma vedere una serie di associazioni femminili che dicono no, offesa alla nostra sensibilità. Questa mattina sulla stampa un pippone per dire la reificazione della donna, dove andremo a finire, che cosa dovremo vedere ancora? E datevene una calmata. Allora, è una cafonata, ok, ma la vostra pesantezza, la vostra attitudine a trasformare tutto in un crimine contro l'umanità fa sì che anche una critica seria faccia ridere. Fate ridere, datevi una calmata, respirate, fate un sorriso. Non è che una cosa che non piace a voi e che magari è oggettivamente brutta diventa uno sfregio, un crimine da portare al tribunale dell'AIA.